Ciao a tutti, sono Sofia e bentornati sul mio canale. Oggi faremo il wrap up delle letture di febbraio, ovvero il riassunto di tutti i libri che ho letto nel mese appena trascorso. Questo mese sono molto soddisfatta, ho letto un totale di 7 libri e 3 fumetti. E tenendo conto che febbraio è stato di 28 giorni e che 2 romanzi che ho letto erano in inglese, mi ritengo davvero molto contenta e molto soddisfatta delle letture di febbraio. Per prima cosa però, prima di iniziare, voglio salutare Shifa Sarder, che è una ragazza che mi ha chiesto se potevo salutarla in un video il 24 febbraio, però non credo di aver pubblicato nessun video quel particolare giorno. In più quelli che ho pubblicato dopo erano cose preregistrate, credo, non mi ricordo adesso bene. Comunque non c'è stata occasione di salutarti, lo faccio qui. Ti mando un bacio grande, 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 grande e scusa il ritardo e scusa se ho pronunciato il tuo nome in modo errato. Comunque, adesso partiamo subito e voglio subito iniziare con una cosa, una lettura che vi renderà fieri e orgogliosi di me. Lo spero tanto. Comunque, finalmente ho finito di leggere... squilli di trombe, gioite, giubilei, voglio dei festoni, dei coriandoli, non lo so, voglio una parata, voglio la banda che annunci che ho finito di leggere Allegiant. Eh sì, ebbene sì, ce l'ho fatta. Mi mancavano, ma non lo so, ma 100 pagine, ma neanche forse, non lo so, mi mancava un terzo del libro, insomma, cioè, poca roba comunque, però lo sapete, era il mio scoglio da superare, il mio tallone d'Achille, non ce la facevo a finirlo, invece l'ho finito e devo dire che il finale non mi ha totalmente deluso. Devo dire che i 2/4 del libro erano assolutamente irrilevanti, potevano riassumersi forse in 50 pagine, una cosa così veloce veloce. Il finale devo dire che mi ha abbastanza soddisfatto, è stato un finale di saga molto... che mi ha convinto. Mi è piaciuto. Comunque, ho intenzione di fare una discussione con tanti spoiler, cioè una discussione sul libro con gli spoiler, perché voglio davvero parlarne con voi a cuore aperto di questo romanzo, anche perché comunque credo che chi era interessato bene o male alla saga abbia già letto Allegiant. Forse sono una delle ultime persone che mancava per finire, per leggere la fine. Su questo romanzo non ho molto da dire, sapete che ho fatto fatica tantissimo a finirlo. 2/4 del romanzo mi sono assolutamente sembrati noiosi, ripetitivi, del tutto, non lo so, noiosi ancora così, però alla fine mi ha soddisfatto, mi è piaciuto. Le ultime 100 pagine le ho lette veramente in fretta, in un'oretta, una cosa così. Ci voleva solo la buona volontà di rimettersi lì e ricominciare a leggerlo. Comunque, 3 stelline, il finale mi ha soddisfatto. Anche questa saga si è conclusa. Il secondo romanzo di cui vi voglio parlare, che ho letto questo mese, è stato Il mondo di cenere di Janine Frost. Di questo romanzo ho già fatto la recensione, per cui non mi sto a dilungare molto. È un romanzo che aspettavo molto perché ho letto e amato la saga di Kate and Bones e quindi ero curiosa di leggere un'altra storia della stessa autrice, e devo dire che questo primo romanzo mi è molto piaciuto, gli ho dato 4 stelline. Comunque però non è all'altezza della saga di Kate and Bones, l'ho trovato molto più, diciamo, sottotono. Comunque credo che questo sia un perfetto primo romanzo per iniziare una saga. Secondo me possiamo aspettarci grandi cose dai continui, dai seguiti di questa serie. Questo qui mi è piaciuto molto, però ho trovato molte cose irrisolte, molte cose che non vengono spiegate e che spero verranno spiegate nei prossimi romanzi. Un romanzo che mi è molto piaciuto. Comunque, se volete saperne di più su cosa ho pensato di questo romanzo, giù in descrizione vi lascio la mia recensione. Comunque un giudizio molto positivo, 4 stelline con possibilità di miglioramento. Vedo in questa serie grande potenzialità, per cui spero che l'autrice sappia gestirla al meglio, ma penso che Janine Frost sarà all'altezza, lo spero almeno. Altro romanzo, altra lettura, Sai tenere un segreto di Sophie Kinsella. Questo è un romanzo che penso di avervi consigliato in tutte le salse, se non qui almeno sul mio blog.
Ve l'avevo consigliato anche nelle letture di San Valentino, e proprio sulla scia di San Valentino, pochi giorni dopo, l'ho riletto in una sera, 3 o 4 ore, un romanzo che mi emoziona, mi fa divertire, mi fa ridere sempre, sempre. Una sicurezza, una garanzia. Non sto molto a dilungarmi su questo romanzo perché lo sapete, lo adoro, 5 stelline su 5, uno dei miei romanzi preferiti. Ormai, se non l'avete letto, decidetevi a farlo perché io lo adoro e spero lo adoriate anche voi. Questo mese ho letto anche Ti ricordi di me di Stupid Lamb, ovvero Alessia S, autrice che sapete che io adoro. Io qua vi metto il Kindle con la copertina, eccolo qua, spero che siete riusciti a vederla. Comunque, sapete che Alessia S è un'autrice che amo molto. E in attesa della sua nuova serie che uscirà a breve, penso, questo autunno, settembre, penso, ha pubblicato, diciamo ha ripubblicato una fanfiction che ha scritto su episodi, su EFP mi sembra, ha raccolto tutti gli episodi in un unico ebook che è disponibile gratuitamente sul suo sito, vi lascio il link qua sotto perché è gratuito, dategli un'opportunità. E in più è molto bello, per cui cosa volete di più dalla vita? quindi vi lascio tutte le informazioni giù. Questo romanzo è il primo che lei ha scritto, diciamo così, e si vede che lo stile di scrittura è molto acerbo rispetto a quello che è adesso l'SS come scrittrice. Comunque è scritto in terza persona, lei di solito scrive in prima persona, è scritto in terza persona e quindi è una scrittura un po' particolare. Su questo fronte ho fatto un po' fatica. Comunque la storia compensa il modo di scrittura, nel senso che è scritto bene, però ho fatto un po' fatica con la terza persona, ma comunque la storia compensa la fatica che ho fatto nel leggere in terza persona. Spero di essermi spiegata e fatta capire. Comunque la storia è molto bella, molto delicata, molto intensa, e ho trovato davvero bellissimo questo romanzo, gli ho dato 3 stelline e mezzo, ve lo consiglio davvero. Comunque ho già scritto la recensione, l'ho scritta a mano, devo solo riportarla digitalmente sul mio blog. Comunque uscirà a breve, magari uscirà prima la recensione di questo video. Comunque in ogni caso, appena faccio uscire la recensione ve la lascio qua giù nell'info box, così potete saperne di più sia della trama sia del mio pensiero. Altro romanzo che ho letto in ebook e che è stata una gentile concessione della casa editrice che me l'ha gentilmente inviato è stato Buonanotte amore mio di Daniela Volonté, eccolo qua. Comunque questo romanzo è stato molto molto chiacchierato, in rete ne sento parlare molto molto spesso, per cui sicuramente ne avrete già sentito parlare. Comunque un romanzo che ho davvero davvero adorato, ho letto in pochissimo tempo e mi ha conquistata. È stato un romanzo che davvero mi è piaciuto molto. 4 stelline anche per lui, anche per questo ho già scritto la recensione a mano, devo solo riportarla sul mio blog, quindi ve la lascio giù appena la pubblico. Comunque questo romanzo mi è molto piaciuto, ve lo consiglio. Ho scritto una recensione davvero ispirata, per cui quando la pubblicherò andate a vederla per saperne di più, se volete saperne di più. Comunque questo romanzo ve lo consiglio, ho già detto 4 stelline e a posto così. Ora passiamo alle due letture in inglese. La prima, che tra l'altro è stata anche la prima lettura del mese, è stato That Time I Joined the Circus di J.J. Howard, credo. Comunque questo romanzo ce l'avevo in libreria da un po', era uno di quei romanzi che avevo messo nella lista come 10 romanzi che avrei voluto leggere nel 2015, che non so, 2015. Comunque mi sono decisa a prenderlo in mano, non sapendo, avevo iniziato a leggerlo, ho sfogliato le prime pagine quando mi era arrivato per vedere un attimo il livello dell'inglese. Comunque è stato molto semplice, è stato abbastanza semplice leggerlo, non ho avuto particolari difficoltà se non con alcuni termini che ho cercato sul dizionario, ma continuavano a ripetersi, quindi una volta cercato un significato, quello è, e quindi si ripeteva. Comunque, questo romanzo innanzitutto è favoloso per la copertina, perché è la cosa più bella del mondo. E tra l'altro gli inizi dei capitoli, non so se riuscite a vedere,
c'è il nome del capitolo e qui in alto ha le righe come se fosse il tendone del circo ed è fantastico. Comunque questo romanzo appunto è ambientato nel circo. Infatti la protagonista di questo romanzo, dopo la morte del padre, deve cercare la madre che è scappata anni prima col circo. Questo romanzo, mi è piaciuto, gli ho dato 3 stelline e mezzo, mi sembra. E mi è piaciuto anche per come è scritto, nel senso che all'inizio di ogni capitolo c'era la data e il luogo, e diciamo che si alternavano i capitoli tra il presente e il passato. Quindi noi non sappiamo subito tutta la completa situazione di Lexi, sappiamo solo una piccola parte, ovvero che il padre è morto, però le altre ragioni per cui lei è così turbata vengono fuori dopo. Infatti, l'autrice ci porta piano piano nel mondo, nella testa di Lexi, nel passato di Lexi. All'inizio sappiamo, vediamo il presente. E conosciamo certi personaggi, suoi amici d'infanzia, le sue passioni, così. E poi, man mano che i capitoli scorrono, conosciamo le dinamiche con il padre, con la madre, con i suoi amici, e quindi riusciamo a capire in toto il personaggio. Questo romanzo che vi consiglio, l'inglese non è per niente difficile, è molto semplice e ve lo consiglio. Mi aspettavo sinceramente qualcosa di più, mi aspettavo soprattutto molto più circo, però non mi ha deluso come romanzo, è stato molto carino, una lettura carina e davvero godibile. L'ultimo romanzo che ho letto, in inglese anche questo, è Girl Online di Zoe Sugg. Non so se avete visto, qualche tempo fa ho pubblicato l'unboxing sulla mia pagina Facebook, mi è arrivato. Questo romanzo è davvero bellissimo, la copertina è davvero molto bella. E soprattutto è il doppio più bella della versione italiana, perché questo romanzo è uscito anche in italiano. Però la versione inglese è più grande, ha un formato, non lo so, diverso. La copertina cambia di poco, però dentro le pagine sono scritte 1000 volte meglio, anche i caratteri in inglese. Non lo so, mi ha conquistato la versione inglese. Sono contenta di averla comprata e di non aver aspettato l'edizione italiana, ecco così. E vi consiglio, se masticate un pochino l'inglese, di comprare questa versione al posto di quella italiana, trovo 1000 volte meglio. Comunque, l'inglese non è per niente difficile, ero un po' preoccupata perché anche col romanzo di prima ero un po' più preoccupata di non godermi appieno la trama per concentrarmi sull'inglese e sulle parole. In realtà, a parte le prime pagine, che devi entrare un attimo un po' nello stile di scrittura, il tutto, la lettura va molto molto liscia. Con questo romanzo anche. È un romanzo che vi consiglio, è un romanzo molto carino, 3 stelle e mezza, 3 stelle e mezzo mi sembra di avergli dato. Comunque anche di questo ho già scritto la recensione, devo solo pubblicarla. Non lo so, scrivo le recensioni e poi non le pubblico, mannaggia a me. Uno stile di scrittura molto semplice in inglese. Se vi va di leggerlo in inglese, ve lo consiglio più che altro per l'edizione, perché vabbè, è stato tradotto in italiano, per cui comunque se volete leggerlo avete l'opportunità di farlo. Però l'edizione in inglese è molto più bella, quindi vi consiglio di leggerlo in inglese. Poi vabbè, l'inglese serve, per cui è un ottimo esercizio. Quindi questo è stato l'ultimo romanzo che ho letto nel mese di febbraio. Sono davvero molto 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 soddisfatta. Ecco fatto, queste erano tutte le mie letture del mese di febbraio. Qua sotto, ricapitolando, vi lascio le recensioni non appena le pubblico. Se volete però sapere qualcosa di più di alcuni romanzi che ho letto, se volete saperne di più, anche di quelli che ho fatto una recensione, se volete una discussione barra recensione, fatemelo sapere. Fatemi sapere se volete anche delle discussioni con gli spoiler, che così in modo tale che se avete letto il libro possiamo parlarne liberamente, possiamo confrontarci, cosa che ho intenzione di fare con Allegiant in vista anche dell'arrivo di Insurgent al cinema. E niente, vi lascio qua sotto tutti i link e fatemi sapere anche quanti libri avete letto e quali avete letto nel mese di febbraio. E non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!